Per Bici Sport, qui Bici Sport, siamo con Silvio Martinello. Silvio, archiviata la prima parte di Giro d'Italia, tutto quello che non era successo nelle altre 8 tappe è successo oggi. Sì, direi di sì. Beh, insomma, nelle altre 8 tappe è successo quello che doveva succedere, ovvero non ci sono state delle grosse sorprese, se non sull'Etna la maglia rosa conquistata da Pedro Lopez, che oggi, sorprendentemente, perlomeno per quanto mi riguarda, al termine di una frazione durissima con arrivo a Blockhaus, che era un po' il primo spartiacque di questo Giro d'Italia, si ritrova ancora in rosa, seppur con avversari molto più vicini rispetto a prima. Ecco, credo che questa sia una notizia molto bella per lui, per questo giovane ragazzo, per la sua squadra, e soprattutto sia anche un'informazione per tutti i pretendenti al successo finale, che nel frattempo si sono un po' scremati, perché per esempio sono usciti di classifica definitivamente due corridori come Tom Dumoulin e Simon Yates. Un avvertimento per tutti i suoi avversari, che non va sottovalutato, assolutamente sottovalutato, perché ha dimostrato di avere, oltre che alla condizione, anche il giusto atteggiamento mentale per riuscire a dare anche, credo, ciò che non pensava di riuscire a dare. Si è gestito molto bene. Si è gestito bene, ha perso contatto a causa di un incidente in cui ha dovuto mettere piede a terra. Davanti chiaramente si è scatenata, anzi era già partita la rincorsa da parte degli Ineos e non si sono più fermati, però il fatto di essere riuscito a difendersi quando invece potevano esserci le condizioni per andare allo sbando, questo è indicativo della capacità anche mentale di questo giovane ragazzo di saper reagire. Senti, per quanto riguarda Giulio Ciccone e Simon Yates, una discreta battuta a vuoto, no, oggi purtroppo? Direi di sì, sorprendente soprattutto quella di Simon Yates, mi sorprende un po' meno quella di Giulio Ciccone, credo insomma che... Come mai ti sorprende meno? No, mi sorprende meno perché io francamente, con tutto il rispetto per Giulio Ciccone, non ho mai visto le condizioni perché potesse avere la capacità di lottare per un buon risultato in classifica generale. Non conosco le ragioni chiaramente per cui è naufragato nel modo in cui è naufragato. Mi sorprende molto di più chiaramente Simon Yates, che insomma, 10 giorni fa era uno dei favoriti insieme a Carapaz, il favorito principale insieme a Carapaz di questa edizione del Giro. Aveva vinto anche la cronometro individuale, lui scalatore puro, no? Esatto, vincendo tra l'altro la cronometro nel modo in cui l'aveva vinta. Non sappiamo, non conosco se sia dovuto a quella caduta in cui ha picchiato il ginocchio e che stamattina ho letto comunque lo ha condizionato negli ultimi giorni. Certo che cambia totalmente la prospettiva per Simon Yates, che ancora deve mettere da parte le ambizioni di classifica generale e tentare di salvare il proprio giro provando a conquistare un altro successo in tappa. Certo, senti, fa piacere ovviamente vedere davanti Nibali e Pozzovivo, i nostri senatori del ciclismo italiano, ma quanto è rincuorante per il futuro del movimento il fatto che i nostri due migliori siano atleti molto esperti, per così dire? Molto poco giovani, vabbè, molto esperti, no, rincuorante. Io francamente sono felice di vedere due serissimi professionisti, e uno di questi, insomma, con tutto il rispetto del Pozzovivo, anche un campione come Vincenzo Nibali, ancora lì davanti a riuscire a lottare con i migliori. Sottolineerei anche la prova di Valverde, insomma, un altro senatore del gruppo che oggi si è difeso molto bene. Ma tu, immagino che tu mi faccia la domanda in relazione allo stato di salute del movimento italiano. Beh, da quel punto di vista chiaramente stiamo pagando un dazio decisamente importante. Io l'auspicio è che insomma possa intravedersi a breve tra i giovani qualcuno che possa sia in grado di ricevere questa eredità pesante che soprattutto Vincenzo Nibali lascerà al termine di questa stagione. Nel frattempo non possiamo far altro che applaudire questi serissimi professionisti e augurarci che siano in grado ancora di battere un colpo. Da quello che si è visto oggi, io credo che ci siano tutte le condizioni per vedere sia Pozzovivo sia Vincenzo vincere Nibali una tappa. Tentare di vincere una tappa. Senti, sì. Per la generale invece come li vedi? Perché hanno lanciato buoni segnali anche da questo punto di vista, no? Sanno come si fa classifica. Sì, Pozzovivo credo che abbia la possibilità di fare un'ottima classifica. Vincenzo Nibali, sai, dopo il passaggio a vuoto sull'Etna è a oltre 3 minuti di ritardo, però ha fatto un notevole salto in avanti, mi pare che sia 13° in classifica generale.
credo che cambierebbe poco chiaramente per un campione come lui, credo che il suo obiettivo sia quello di andare alla caccia di un successo di tappa, che sarebbe anche più complicato rimanendo in classifica. Discorso diverso per Domenico Pozzovivo, che ha nel mirino insomma riuscire a fare una buona classifica generale, magari entrare nei primi 5, e da ciò che ha fatto vedere oggi insomma credo che le condizioni ci siano. Ecco, ultima domanda Silvio, sul Blockhouse ha vinto Hindley, abbiamo visto in grande spolvero Landa, Carapaz e Bardet, chi è il tuo favorito ad oggi, anche se comunque manca tanto alla fine del allora, giro? Allora Carapaz rimane il mio favorito principale, anche perché è sostenuto da una formazione solidissima che oggi ha la selezione, l'hanno fatta loro. Mi ha sorpreso molto Almeida, perché ha avuto diversi momenti di difficoltà, non riesce e non ci prova nemmeno intelligentemente a rispondere agli scatti di chi su queste pendenze ha qualcosa in più, però con il suo passo è sempre riuscito a ricomporre la situazione. Rimane un cliente serissimo per i suoi avversari João Almeida, ecco, quindi metto Carapaz e Bardet e Landa, per ciò che abbiamo visto oggi, un po' sullo stesso piano, leggermente avvantaggiato Carapaz, perché ha a disposizione una vera e propria corazzata solidissima appunto in casa Ineos. Bardet diventa un cliente scomodo per tutti, così come Mikel Landa, che è un giro che si deciderà in salita e hanno dimostrato in salita di essere più forti. Perfetto Silvio, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.